Allora Andrea, buongiorno. Buongiorno a lei. E mi fa proprio piacere di riaverti in galleria sotto un'altra veste. Adesso lascio a te spiegare questa mostra che mi sembra bella e diversa in un certo senso, anche con degli artisti che non conoscevo, per cui mi fa piacere. E adesso però io non voglio dire altre cose, lascio a Andrea spiegare. Ma allora, intanto grazie, grazie perché insomma è un piacere ritornare qua, è un piacere avere la possibilità di presentare un progetto così articolato, anche non facile, no? Nel senso, Esatto, sì. anche insomma, coraggioso Sì. da parte sua, decidere di sposare questo progetto. Back to the Land non è, credo, una semplice mostra. Preferisco vedere questo progetto come uno step all'interno di un discorso molto più generale, globale, che porta avanti una riflessione in ambito ecologico e ecocritico. All'interno di questo discorso l'arte contemporanea da sempre si ritaglia un ruolo. Questa mostra si inserisce, secondo me, non a caso all'interno di un discorso molto più ampio che vede coinvolte diverse istituzioni pubbliche e private in Sì, sì. Italia. Siamo in un periodo all'interno del quale c'è un'attenzione rinnovata rispetto a tutta una serie di tematiche e di questioni ambientali. Penso ad esempio alla programmazione del PAV a Torino, alla programmazione del Malanuoro, ad alcune mostre molto importanti che sono state fatte alla GAM di Torino, alla Galleria Civica di Trento, a Villa Panza Varese, insomma tutta una serie di momenti che hanno riacceso in maniera più o meno credibile il discorso. Sì, certo. E poi devo dire che l'altra cosa che mi fa anche piacere è che, anche se è diversa, però è un pochino la continuazione di quella mostra che avevamo fatto Sì, sulla natura. Per sì. cui c'è questa continuità che mi è piaciuta. E poi devo dire che mi è molto piaciuto l'inserimento anche di artisti, cioè di avere un wall painting, una cosa che non avevo mai fatto in galleria. Per cui dei video molto belli, insomma, sì, la mostra sì, è stato bravo. Grazie. Allora, la mostra Back to the Land è qualcosa di più di una semplice mostra. Vorrei pensare a questo progetto come un percorso, come la tappa di un percorso virtuale che si inserisce a livello globale all'interno di una riflessione molto più ampia, che vede l'arte contemporanea come protagonista. In grado di parlare, di riflettere su tutta una serie di questioni ecologiche e di riflessioni ambientali. L'Italia all'interno di questo contesto si ritaglia da tempo un ruolo da protagonista. Nel corso degli anni probabilmente si è fatta forte di tutta una serie di esperienze che hanno posto delle basi interessanti, faccio riferimento in modo particolare alle esperienze dell'arte povera. Questo progetto che studia la città ha deciso di presentare è, diciamo, l'ennesimo step, un tassello aggiuntivo ad un puzzle molto più ampio che chiama in causa tutta una serie di settori, di contesti all'interno del quale appunto l'arte contemporanea e il suo linguaggio si ritaglia un ruolo molto importante, senza avere la pretesa, senza avere l'intenzione soprattutto di realizzare una denuncia aperta. Rispetto a tutta una serie di problematiche ecologiche, Back to the Land vuole sottolineare il ruolo attivo dell'uomo rispetto a tutta una serie di problematiche ambientali, ma soprattutto di sottolineare quella che è la responsabilità che il genere umano ha nei confronti del mondo naturale.
Attraverso approcci formali differenti, 7 artisti invitati in mostra mettono in scena metodi espressivi e linguaggi che sono in grado, ognuno a proprio modo, di raccontare una comune attenzione alle questioni ambientali e alle problematiche naturali odierne. Andreco utilizza forme totemiche prese in prestito alla natura per parlare del surriscaldamento del pianeta, dello scioglimento dei ghiacciai e dell'inquinamento atmosferico, mentre Cristian Chironi compie un gesto provocatorio di sottrazione, ritagliando da alcuni libri le figure di specie animali e vegetali la cui esistenza è minacciata. Neha Choksi racconta invece la realtà di una città come Mumbai, dove il processo di espansione ha azzerato la presenza di alberi e del verde urbano. Partendo poi dal testo di Riccardo Bocca, Le navi della vergogna, Andrea Nacciarriti riflette su un fenomeno recente carico tutt'oggi di punti oscuri. Si tratta dei numerosi affondamenti di navi piene di rifiuti tossici all'interno del Mar Mediterraneo. Poi c'è Giorgia Severi che presenta il progetto Restoring the World, nato in seguito ad un triste evento del 2012. L'incendio doloso avvenuto al parco del Delta del Po, Lido di Dante, vicino a Ravenna. Francesco Simetti parte invece dalla consapevolezza che la natura prima o poi si riappropria dei propri spazi, ma nel frattempo all'interno della sua carta da parati raffigura un paesaggio grigio e cupo che si mescola a presenze naturali. Dai toni sgargianti, come ad esempio quale ritratto della realtà contemporanea. E infine poi c'è il lavoro di Julius von Bismarck che con un intervento la cui natura suscita riflessioni e considerazioni di tipo etico e morale interviene nell'ambiente naturale ridipingendolo fisicamente. Una riflessione reale accomuna tutte le opere che compongono la mostra e la speranza è quella che il messaggio veicolato non sia esclusivamente percepito in chiave negativa o pessimistica. La dimensione poetica della natura, il potere ancestrale della terra e le forze profonde che ci legano ad essa devono essere ciò che ci spinge a vedere l'arte come un'opportunità all'interno di un disegno più ampio e variegato, nel quale la sacralità di un rapporto rispettoso diventi una realtà piuttosto che un auspicio continuo. Allora, io voglio solo dire due parole per dare il benvenuto a Andrea, Andrea Andreco veramente, che è la prima volta che fa questo lavoro, la prima volta che ho un wall drawing in galleria. In realtà non è soltanto la prima volta che lui lavora con noi, è proprio la prima volta che abbiamo avuto il coraggio in realtà di fare una grande immagine così sul muro. Mi sembra che tra l'altro che nell'insieme del lavoro, nell'insieme della mostra anche, questo lavoro sia veramente molto forte, molto, anche molto interessante. Per cui io adesso lascio completamente la parola a Andrea, ai due Andrea, che raccontano, Andrea che ci spieghi un momento, cioè l'evoluzione di questo lavoro che è veramente interessante e particolare, non è soltanto semplicemente una pittura, per cui lasciamo a te raccontarci tutto. Io vi ringrazio di partecipare a questa mostra, per me è un onore stare in questa galleria storica, è importante, e anche mi fa molto piacere anche stare in questa mostra che ha il tema ambientale, Back to the Land, che ha curato Andrea. Per me questi macigni sono come un omaggio alla natura, però ogni volta prendono un significato diverso in base alla situazione. Questa volta l'ho voluto chiamare Un secondo prima di cadere, e rappresenta la natura bellissima però anche spaventosa, ed è, secondo me, rispecchia il nostro tempo, perché siamo arrivati a un momento in cui la natura sta anche reagendo, ci sono degli eventi, calamità naturali, quindi questa incombenza di questo macigno mi fa pensare a quello che è la storia del nostro tempo, e anche i quadri ci sono, che io chiamo accumuli, sono degli accumuli bellissimi ma anche precari,
sono convinto a fare un wall drawing in galleria, anche se di solito non li faccio in esterno, perché è una tecnica che si adatta per le superfici esterne, perché quando, il progetto ha un continuo fuori, quindi c'è sia un wall drawing dentro che all'esterno della galleria, e invece fuori si chiama Falling and Melting, quindi è un po' un proseguimento di questa opera fatta in galleria, e ci sono dei macigni che invece cascano e c'è uno sprigionarsi di energia, è quasi una cosa che prende ispirazione dalla fisica. E poi c'è un'altra storia che è invece un macigno che si squaglia, che si scioglie, che praticamente è un grosso iceberg che si scioglie, e questo prende ispirazione da quello che sono le conseguenze dei cambiamenti climatici. Questo è un po' quelle che sono state le ispirazioni per fare queste opere, e anche se poi ovviamente la mia rappresentazione è un'astrazione, una visione, quindi non è un descrivere in maniera esplicita quello che sono queste cose scientifiche. Beh, ma trovo molto interessante nel tuo lavoro due cose. La prima è quella che comunque c'è sempre un'interazione con il pubblico, i tuoi interventi dialogano e entrano all'interno della dimensione privata delle persone, che sia che tu faccia il wall painting all'interno di spazi chiusi, ma sia quando tu li fai all'esterno, no? Presenti dei messaggi molto provocatori. E l'altra cosa che trovo molto interessante è che, nonostante siano delle forme molto, molto riconoscibili, queste immagini totemiche, insomma con dei colori anche pesanti, però allo stesso tempo hanno una loro leggerezza e una loro dinamicità che lascia un po' intendere un possibile esito comunque positivo. Non mi sembra di percepire, quando vedo i tuoi lavori, delle sensazioni negative, delle sensazioni scoraggianti, c'è comunque sempre un messaggio che dice: ok, costruiamo, mettiamo pietra su pietra per andare in una direzione che è, insomma, quella giusta. No, sicuramente è una forma poetica ed è un omaggio alla bellezza della natura, e quindi sicuramente è una cosa positiva, un messaggio positivo quello che voglio lasciare. E sono d'accordo con te di questa apertura con il pubblico, perché infatti quello di rappresentare un'immagine all'esterno è anche un'apertura per chi magari non entra in galleria ma ha il timore di entrare, per esempio le persone che passano qui davanti per entrare, e quello è anche per loro, per i non addetti ai lavori, perché sappiamo che le persone che vengono in questi luoghi sono appassionate, sono questo microcosmo di appassionate di gallerie, però in realtà l'arte dovrebbe essere una cosa aperta anche per gli altri, per tutti, quindi porre degli interrogativi nelle teste di chiunque è una cosa che mi stimola molto.